Penso che ognuno qui è chiamato a interpretare le proprie sensazioni, le proprie aspettative rispetto a un incontro così informale, però nato intorno a una riflessione collettiva e anche a un sentire comune rispetto a alcuni vuoti che ci sono e anche a alcuni pieni che possono essere riempiti in modo condiviso. Una prima considerazione che ci ha portato a iniziare questo processo assieme è stata quella dell'assenza di un luogo di democrazia reale nel nostro, non solo nel nostro territorio, ma potremmo anche con un po' di presunzione dire che è un clima complessivo e generale che riguarda questo aspetto. Le decisioni sono sempre assunte in modo sempre più lontano dai luoghi reali di vita delle persone, sono assunte da soggetti cosiddetti economici, istituzionali, molto lontani anche ai processi di trasparenza e anche di rappresentanza della volontà, della sovranità popolare, e quindi in qualche modo sono scelte imposte. Allora, da questo punto di vista esiste una prima esigenza, penso, che è quella di tornare ad essere protagonisti, riprenderci in mano un po' i nostri destini e il nostro futuro e di tentare di farlo in modo condiviso, unitario, superando spesso incrostazioni, sovrastrutture che ci hanno portato per motivazioni le più diverse a agire qualche volta in modo settoriale, in modo troppo peculiare, perdendo quindi di vista la dimensione di sistema e delle relazioni tra le questioni che siamo chiamati ad affrontare, insomma, che sono in sé questioni complesse e quindi che ci spingono ad uscire dai nostri particolarismi, cercando ovviamente di mettere a frutto e di valorizzare anche le esperienze e le storie che ciascuno di noi ha avuto all'interno anche di interessi magari più specifici. All'interno di questa dimensione, quindi, che è una dimensione, se vogliamo, globale, abbiamo la necessità di collocarla e di praticarla all'interno delle nostre realtà territoriali, quindi di tradurla in quella proposta. Prima Guido parlava di parole chiavi, insomma, il tema della riterritorializzazione dell'economia e delle relazioni sociali partendo dal qui e ora anche dei nostri territori, cercando di capire se è possibile costruire all'interno di questa realtà un luogo di elaborazione di cultura, di visioni di futuro e di condivisioni, di lotte, di iniziative che ci permettono di mettere come valore tutte le competenze, i saperi, le esperienze di ciascuno di noi e di tutti quelli che vorranno aderire a questo processo. Giustamente Guido sottolineava che siamo fortemente convinti della scelta strategica delle adesioni personali, individuali, come assunzione di responsabilità di cittadinanza di ciascuno di noi, ma anche perché questo ci permette appunto di superare l'autoreferenzialità, i limiti, le incrostazioni, di sentirci rappresentanti o di essere rappresentativi di qualcun altro. Ecco, questa dimensione di delega vorremmo superarla attraverso anche forme nuove di scelta, come si può dire, di azione e di pratica, che è quella della condivisione, non quindi rapporti, come si può dire, di voti, di maggioranza o situazioni che devono imporsi per prevalenza di numeri, ma in un tentativo faticoso certamente, complesso certamente, ma sicuramente più democratico, che è quello di arrivare a individuare le condivisioni prevalenti sui singoli aspetti. L'altro tema è quello dell'intersettorialità, insomma, ecco, noi cogliamo in questo vuoto di proposta di visioni anche strategiche per il governo di questo e di altri territori il fatto che se non cominciamo a cogliere gli elementi che sono in relazione tra di loro e quindi una dimensione di sistema di interdipendenza, rischiamo di prendere lucciole per lanterne, insomma. Quindi
non capire che, per esempio, la questione centrale del lavoro, di quali produzioni, di quale lavoro, inteso sia come dignità dei lavoratori ma anche come senso delle produzioni, è una cosa che è strettamente legata ai temi della qualità dell'ambiente, del territorio dove il lavoro si sviluppa. È assolutamente interdipendente con la qualità delle relazioni emotive, affettive, dove queste dinamiche del lavoro si sviluppano. E quindi la chiusura o l'apertura di una fabbrica, la chiusura e l'apertura di un'opportunità di lavoro non può essere prerogativa ed emergenza esclusiva delle persone direttamente coinvolte in questo aspetto, ma devono essere elementi di relazione sociale che vanno in qualche modo a interagire rispetto a quel tipo di intervento. Così come la battaglia o la lotta per una diversa qualità ambientale, per la tutela per esempio dei beni comuni, non può essere elemento esclusivo di qualche comitato, di qualche associazione ambientalista, ma deve essere, per esempio, vissuto ed elaborato come elemento che appartiene alla necessità di una comunità di autotutelarsi nell'insieme delle proprie relazioni. Allora, se è vero, come ci pare senza presunzione di poter dire, che hanno tentato e stanno tentando di trasformarci da cittadini portatori di diritti a consumatori individualisti, competitivi e in qualche modo rancorosi, perché queste due caratteristiche della competizione per la competizione e dell'individualità rispetto alla condivisione ci porta anche ovviamente a delle reazioni di tipo rancoroso e non caldo e positivo, è evidente che abbiamo bisogno di invertire questa tendenza. E dove possiamo ricostruire una comunità territoriale se non all'interno della condivisione nella gestione e nel governo dei beni comuni? Ecco, noi poniamo questo problema. Allora, per loro, come si può dire, essenza e senso intimo, i beni comuni sono quegli elementi che determinano capacità di fare comunità, e intorno a questi beni possono essere attivati processi diversi di democrazia, che non sia una democrazia banalmente ed esclusivamente di tipo rappresentativo. Abbiamo visto l'implosione anche che le istituzioni stanno in qualche modo avendo anche di governo dei nostri territori, dove gli argomenti veri vengono esclusi dai processi di dialettici e di discussione nelle istituzioni, e prevalgono gli elementi, come si può dire, autoreferenziali della politica e della rappresentanza. Abbiamo la necessità di rendere quindi le istituzioni permeabili ai processi di democrazia decisionale dei cittadini, cosa che oggi non sono, e abbiamo anche la necessità quindi di tenere assieme visioni strategiche per questi territori che non siano in qualche modo calate dall'alto in modo un po' illuministico, se va bene, o in modo regressivo se va male, ma devono essere costruite dal basso attraverso la capacità, la creatività e l'apporto di tutti i cittadini, soprattutto, diciamo noi, di quelli che tradizionalmente vengono esclusi o sono sottorappresentati nell'interlocuzione anche con i soggetti istituzionali. Pensiamo ai giovani, pensiamo per esempio agli anziani e ai portatori di saperi e di conoscenze profonde del nostro territorio. Pensiamo quindi di superare quelle lobby di interessi o di portatori di interessi molto organizzate che finiscono con essere gli unici interlocutori delle scelte politiche gerarchiche, ecco, da un punto di vista anche delle decisioni territoriali. Quindi, in sintesi, insomma, un luogo di democrazia che va costruito attraverso un processo e non è un dato acquisito neppure con assemblee come queste.